Perfetto, buon pomeriggio. Questo è un outfit con relativa face of the day. Vado subito a descrivere ciò che ho addosso oggi. C'è un cardiganone e questo cardiganone viene dai saldi di Benetton di forse 3 anni fa, 3 inverni fa sicuramente. E poi c'è uno sciarpone, questo sciarpone non mi ricordo dove l'ho comprato, potrebbe essere Madonna quando ancora esisteva questa catena di negozi in Germania, potrebbe essere New Yorker, probabilmente sarà New Yorker. E a me piace molto questa combinazione di colori, ossia blu praticamente, e poi questa specie di pervinca, anche se questo è un pervinca grigiato. Sotto c'è una canotta, semplicemente una canotta grigia di H&M, e sotto ancora ci sono dei jeans che sono sempre questi jeans che vi dico, di cui tento di raccontarvi spesso negli outfit of the day, che hanno un pattern indianeggiante fatto però praticamente scucendo la tela dei jeans. Questi sono jeans che ho acquistato da Promod o da Promod, come dicono le persone tedesche. E poi ci sono queste scarpe, riuscite a vedere queste scarpe con calzini a righe? Perché, aspetta, forse se faccio così si vede meglio. Non so, le scarpe sono fatte in questo modo. Anche queste vengono da saldi H&M-iani. E anche queste sono scarpe che io credo di aver pagato o 7 o 9 euro. Qualcosa come a maggio o a giugno del 2017, e mi piace quando mi metto queste scarpine sempre mettere calzini con le righe, con i puntini, con i pallini, con qualcosa di grazioso che richiama possibilmente anche i colori del resto dell'outfit. Un attimo, arriva la faccia, non ci sono accessori oggi. Eccomi, dicevo, oggi non ci sono accessori perché praticamente si va naturalmente ancora in giro con il cappotto, perlomeno da queste parti, e questa giacchina è fatta di una, vorrei dire lana, ma ho un po' l'impressione, siccome è molto elastica, qui di lana ce ne sarà poca, se c'è, Überhaupt, come si direbbe in tedesco. Si impiglia molto molto facilmente nei bracciali, nei pendenti degli anellini, quindi ho preferito per oggi non mettere niente, mi devo ricordare di mettere l'orologio, però io sto uscendo fra poco, naturalmente. Allora, cosa c'è sulla faccia del giorno? La base è stata fatta, forse mi avvicino un pochino. Giusto proprio un pochino pochino, poi casomai mi avvicino di più. La base è stata fatta, incredibile ma vero, ancora una volta con uno di questi campioncini del Complexion Rescue di Bare Minerals. Il mio metodo è sempre lo stesso. Io custodisco il campioncino all'interno di una bustina, bustine che si possono acquistare a pochi centesimi dal DM, sono bustine usa e getta, sono bustine monouso, mi sembra un pacchetto di forse 40 bustine e sono adatte a metterci dentro cose alimentari. Un pacchetto di una trentina di bustine, o forse anche una cinquantina, non lo so. Dentro c'è un rotolino con tante bustine che si staccano proprio come le bustine del supermercato. Forse costa 1 euro e qualcosa. Vedete, qui c'è il campioncino 02 Vanilla. Il colore di questo Complexion Rescue è un colore leggermente ambrato. Come se ci fosse una leggerissima vaga abbronzatura sul colore naturale della pelle e il finish è leggermente riflettente, considerando che poi, man mano che passano i minuti, questo finish si setta. Io continuo a dire che il Complexion Rescue è veramente una possibilità concreta per fare una base che risulti pelle naturale e normale. Il Complexion Rescue bisogna stare attenti, perlomeno nel mio caso, perlomeno per quella che è la mia esperienza, a metterne uno strato veramente molto molto velato e molto molto sottile, perché altrimenti dopo un po' di minuti e poi nel corso delle ore dopo averlo applicato sul viso tira fuori. Lui trattiene l'idratazione, fa uno strato tra la pelle e l'umidità che c'è in mezzo
tra la consistenza della crema colorata del Complexion Rescue e la pelle. Quindi fa come un cuscinetto, forma insieme alla pelle come un cuscinetto e in mezzo c'è tutta trattenuta l'umidità. Questo può risultare fastidioso da portare in giro nel corso della giornata se si fa uno strato troppo spesso, oltre al fatto che se si fa uno strato troppo spesso il pigmento riflettente di cui è fatto il Complexion Rescue, specialmente sulla faccia delle persone vecchie, come per esempio Valentina, si va a ficcare nelle rughe e non è bello guardando molto molto da vicino una persona. Io stavo notando oggi, mentre mettevo il tutto, mentre mettevo la faccia, stavo notando che sì, negli ultimi giorni non ho scrubato a sufficienza. E comunque questo vale per ogni base per risultare veramente bella e imbellente e non esacerbante di tutti i difetti che già ci sono sul viso, ogni base va applicata comunque su una faccia. Su cui sia stato fatto o su cui venga fatto spesso a sufficienza uno scrub, un'esfoliazione, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda secondo me la mia età, esfoliazione enzimatica, ma anche scrub meccanico, nel senso la pelle deve essere ben preparata per accogliere una base, se non è ben preparata, poi qua e là ci saranno delle pellicine messe in evidenza. Tuttavia, comunque, il Complexion Rescue non evidenzia tutte queste cose più di tanto, e però un po' sì, quindi bisogna stare attenti, ripeto ancora una volta, alla quantità che se ne mette, bisogna stare attenti, attente, ma anche attenti, perché no, a curare bene la pelle. Io ho applicato tutto con le dita perché io finora tutte le basi liquide che sto applicando sulla mia faccia le metto tutte con le mani liquide, stavo per dire, con le dita, perché mi viene comodo fare così. Quindi Complexion Rescue Bare Minerals. Non ho questa cosa in full size, un giorno potrei comprarla, però per il momento veramente non mi occorre, ma mi piace molto andare in giro con queste provine sulla faccia. Il consiglio della situazione è Nude by Nature nella tonalità 01 Ivory. Questo è un concealer molto, 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 molto grasso e molto cremoso. Io, dopo tanto tempo che ce l'ho, più di un anno e mezzo, non riesco ancora mai a dosare la quantità giusta. Questo Ivory muta un po' il colore naturale del vanilla di Bare Minerals, del Complexion Rescue di Bare Minerals, perché il Complexion Rescue nella colorazione vanilla è un colore veramente, come dicevo prima, leggerissimamente ambrato e decisamente neutro caldo, mentre invece questa tonalità di Nude by Nature Ivory, vedete che è leggermente nocciolata e leggermente rosata. Quando io dico nocciolata, se voi togliete il guscio a una nocciola e se poi le togliete tutta la pelle marrone, marroncina che c'è intorno, rimanete con una nocciola nuda e quel colore, secondo me, somiglia moltissimo a questo tipo di colore. Questo è un concealer che rischiara sicuramente, idrata moltissimo e fa scherzi perché bisogna stare veramente, seriamente molto attenti a spiattellarlo, a pressarlo bene sulla pelle, perché altrimenti dopo un po' di minuti e dopo anche decine di minuti torna in superficie fissandosi all'interno delle linee di espressione delle rughe. Quindi, infatti, questo è un consiglio che preferibilmente se ho qualcosa di importante da fare non metto, metto un'altra cosa e non lo metto sia perché ho paura che si fissi nelle rughe in una maniera che non mi piace, sia anche perché sono consapevole del fatto che quando ho qualcosa di importante da fare, naturalmente sono più nervosa dei movimenti, sono meno concentrata nei movimenti e sicuramente vado più di fretta. O ho desiderio comunque di finire prima possibile le operazioni di trucco per badare ad altre cose che sono le cose importanti della giornata e quindi so che non riuscirò a controllare i miei movimenti a sufficienza da pressare bene dentro la pelle
questo concealer. Quindi questo è un concealer un po' problematico, però più o meno in alcuni giorni, perlomeno, in cui giorni, no, in alcuni giorni non troppo impegnativi, io ho imparato ad andarci d'accordo. C'è anche una cipria, naturalmente, che non è una cipria, è come sempre un primer. È il mio primer di Everyday Minerals nella versione yellow. Questo è lo yellow primer che contiene, oltre ad estratto di bambù, anche sale del Mar Morto. Questo sto vedendo stamattina, che qui dentro c'è un'amica che è un'amica leggerissimamente riflettente, però l'effetto veramente non si nota a occhio nudo, non si vede che è riflettente. Ma questo è riflettente, è qualcosa di completamente matte, così, ma allo stesso tempo è leggerissimamente riflettente. Questa è una polvere sottilissima, non so se riuscite a vederla. Questa è una polvere che non finisce mai di stupirmi, è una polvere che mi piace veramente molto, con cui veramente vado molto d'accordo, a tal punto che mi fa dimenticare, cioè non è che me ne dimentico, ma mi trattiene dall'andare a ripescare le altre 1500 milioni di ciprie che io ho applicato naturalmente lo yellow primer con il pennelluccio Kabukozzo di Alverde che faceva parte di un'edizione limitata, come dico sempre. Poi c'è naturalmente un bronzer e c'è naturalmente un blush. Il bronzer da un po' di giorni a questa parte mi sono fissata con questo. Questo è vecchio, di Alverde, faceva parte di una mitologica edizione limitata. Si chiama Compact Bronzer numero 10 Pure Earth. È fatto in questa maniera. Vedete che è un po' come le scatoline di Benefit, ma la cialda è più larga, è più grande. La scatolina di Benefit in confronto comincia qui e finisce qui, è più piccina. Questo è un bronzer che mi piace molto, bisogna stare attenti a dosarlo perché tende un pochino all'arancionoide, è un bronzer decisamente caldo. Questo è il suo colore, sperando che voi riusciate a vederlo, e l'ho applicato con questo pennello, che è un pennello di Nude by Nature. Se c'è una cosa che uno può comprare dei prodotti di Nude by Nature, questi sono i pennelli, perché sono veramente molto buoni e generalmente costano poco. Il blush della situazione è un blush di Neve Cosmetics, che si chiama Mineral Blush Maya. Questo faceva parte di un po' di edizioni limitate, un po' di collection. E questo è un blush tendente al rosa ed è un rosa cangiante. È un blush veramente molto 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 grazioso. Naturalmente bisogna dosarlo bene e bisogna anche usare un po' il pennello giusto perché altrimenti si rischiano cose. Ed è un blush cangiante, non so se riuscite a vedere, spero di sì. Vedete come è fatto questo blush? È cangiante in un modo molto molto carino e poi molto delicato sul viso allo stesso tempo. Io ho messo questo blush con un pennello detestabile che tra l'altro sta cadendo a pezzi e infatti presto se ne andrà nella pattumiera. Questo è un pennello di Alverde, faceva parte di una edizione limitata di svariati anni fa, vi sto parlando forse di 5 o 6 anni fa, e ha retto per diversi anni senza perdere un pelo. Questo è un pennello di capra con i peli scuri, ed è piuttosto ispido come pennello, nel senso non è la cosa più delicata del mondo sulla guancia, però essendo un pennello tradizionale applica molto bene le cose come il blush, anche proprio come consistenza delle setole. Un pennello tradizionale, io sono dell'idea che le setole lavorate in modo tradizionale, le setole naturali siano proprio il tipo di setole migliori per l'applicazione, per esempio del blush. Il bronzer non è detto, però per il blush, per questa zona della faccia, le setole naturali secondo me sono veramente ideali, anche se poi sono un pochino ispide, danno un pochino fastidio al visino di porcellana, se una ha un visino di porcellana delicatissimo, io assolutamente no, e quindi non mi formalizzo. Comunque questo da un po' di tempo a questa parte perde peli quando gli va di vedi per esempio adesso, perde peli quando gli va di perderli, a volte no, a volte sì, e
bisogna stargli un po' dietro, bisogna rassicurarlo, bisogna sì, stargli dietro, come dire. E poi veniamo agli occhi, e per gli occhi io oggi ho usato tutti gli ombretti di MAC. Vi faccio vedere anche un po', forse da vicino, così, perché forse riuscite, si spera, a vedere qualcosa. C'è del blu sugli occhi oggi, c'è del blu e c'è del cobalto. E vi faccio vedere, ho preso i colori da questa palette, questa è la palette madre di MAC, ma io da qui tolgo sempre in continuazione i colori perché poi li metto nelle mini palette per usarli nel quotidiano. E vedete, questa palette ha due scompartimenti e poi dentro ogni scompartimento io ho messo gli inserti. Allora, i colori che ho usato oggi sono questo che si chiama Cobalt, poi questo sotto blu scuro che si chiama Naval, scritto Naval. Il colore che ho messo sul crease è Cork. Cork io per tanti secoli non l'ho voluto comprare, ma poi alla fine, ovviamente, me lo sapevo già fin dall'inizio dei tempi, questo è il mio colore ideale da crease per la mia tonalità di pelle. E poi ho messo a ridosso del crease con un pennello un po' particolare, questo che è Sable. Cork l'ho applicato con questo pennello di Zoeva che sarebbe il 227 e quindi prendo un pochino e metto sulla mano. Dunque questo è Cork. Poi vi faccio vedere, vi sto facendo vedere proprio con i pennelli con cui ho applicato questi colori. Poi prendo con questo pennello, prendo che è il 231 sempre di Zoeva, prendo Cobalt, che è il pennello, che è il colore per Vinca chiaro, e questo è il suo colore. Poi però ho applicato, pulisco velocemente il pennello, sempre con lo stesso pennello, ho applicato anche Naval, che è un blu più scuro, ma decisamente diluito, non è saturo, non è intenso come pigmentazione, e questo è il colore di Naval. E poi con un pennello da cartoleria, come dicevo anche tanti anni fa, numero 6, fatto in questo modo, ho applicato Sable. Sable è un colore che a me piace moltissimo, un colore che è leggermente brillantinato, ma è un colore, è un ruggine rosato, un marroncino rosato. E curiosamente non sta bene con i colori della mia faccia. Questo è Sable applicato in modo molto molto diffuso con questo pennello. Ho messo Sable in questa maniera, così. Ho messo Naval, il blu scuro, in uscita. Ho messo Cobalt più a ridosso dell'attaccatura delle ciglia. E poi con un pennellino piccolo, che è un pennellino di Ebelin, questo per la precisione, ho fatto un pot-pourri, si potrebbe dire, di tutti i colori sotto all'attaccatura delle ciglia. Mi stavo dimenticando, c'è anche un altro colore che è Vanilla. Vanilla è l'unico colore biancastro che io ho di MAC. Mi sono imposta negli anni di comprare solo uno e un colore chiaro da mettere qui sotto il brow bone, ma l'ho messo anche qui al centro della palpebra. Mi è piaciuto molto l'effetto che ha fatto sfumato con Cobalt. Cobalt e Naval sono due ombretti pro di MAC, nel senso si possono comprare solo nelle filiali MAC, non nei counter sparpagliati in giro, e non ci sono su tutti i siti internet di MAC per quello che è per quello che so io. Vanilla è un bianco beige panna rosato, al suo interno ci sono dei brillantini piccoli 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 argentati, ma sono veramente molto molto impercettibili. E questo è un colore tranquillissimo, proprio come si diceva negli anni 90. Negli anni 90 tutto era tranquillissimo. Ci vediamo stasera, tranquillo, tranquillo significava sì, ci vediamo. Non so se si usi ancora oggi questo modo di dire. Questo è Vanilla, è un colore molto carino, ha una leggera sfumatura rosata e dà proprio un gran senso di pulizia e di ordine al viso. Credo vediate bene che c'è anche una matita
E spero che questa volta la matita sia molto ben definita e visibile, si stagli bene sullo sfondo azzurro ed è naturalmente la matita color ruggine di Zantè. Stavo pensando stamattina mentre mi mettevo questa matita che vedete parte al centro dell'attaccatura delle ciglia e poi va via via verso fuori e c'è anche un pochino sotto. Stavo pensando che se io avessi un eyeliner liquido esattamente di questo colore, ci sono miliardi di ditte che ne fanno una, sicuramente Zoeva ne fa uno. Ricordo epoche di Zoeva in cui Zoeva ha costruito ogni possibile variazione di marrone che parte da questa base, da questo colore, e quindi sicuramente anche oggi ne farà uno di eyeliner più o meno di questo colore, ma poi sicuramente anche le ditte più famose, le ditte statunitensi. Se io avessi un eyeliner, la vita mi sorriderebbe di più per quanto riguarda il tratto di eyeliner, perché io ho sempre sugli occhi un tratto veramente poco poco definito, perché questa comunque è una matita, Zantè è una ditta interamente naturale. Questa non è mai stata una matita molto strong, non è molto pigmentata, non è molto resistente nel corso della giornata, cioè questa è una matita con dei limiti. Poi io la uso sempre e poi la sfumo, già la applico con un tocco molto molto soft. Se io avessi un eyeliner, veramente il mio trucco sarebbe decisamente diverso, però io non mi decido mai a comprarlo perché penso che un eyeliner liquido sia proprio un qualcosa di trucco che va bene per i trucchi scenici, ma io non lo so, andare in giro con questa cosa liquida incollata all'attaccatura delle ciglia, boh, non lo so, non vado tanto d'accordo con gli eyeliner liquidi, proprio con il concetto di eyeliner liquido. Io sono sempre stata una persona da matite. Matite colorate sia per disegnare ma sia addirittura per acquarellare i miei disegni. Io sono cresciuta con le matite colorate di Caran d'Ache, ma anche matite per truccarmi. Io per molti anni, prima di avere il mio primo ombretto nella vita, sono andata avanti a matite e con le matite facevo tutto. Ho in mano un'altra matita a proposito di matite, questa è una matita di Neve Cosmetics nella sua versione vecchia, della matita che si chiama Perfettina. Oggi ho voluto un po' cambiare all'interno dell'occhio, invece di mettere la solita matita che sto mettendo ultimamente di Terra Naturi, ho messo Perfettina, vedete che anche Perfettina un po' nocciolata, chissà se riuscite a vedere. È una matita tra l'altro molto carina, non per farci quello per cui è stata pensata, ossia per trattenere i bordi del rossetto all'interno delle labbra. Mi piace il trucco, sì, ma non mi piace la faccia dipinta cioè, da vicina di casa di Giulietta Masina in Cabiria. Il mascara della situazione è questo, mascara di Kiko, edizione limitata, magari se ve lo faccio vedere da qui è meglio. Questo si chiama Green Me Volume Mascara Panoramic Black. Non mi ero mai accorta che c'era scritto Panoramic Black. Questo, in spite, contrariamente al suo spazzolino, che sembra uno spazzolino molto molto curioso e molto molto strano, in realtà questo è l'unico mascara tra tutti i mascara che ho, e vi dico sempre che io ne ho diversi aperti in giro, perché i mascara, le ditte interamente naturali da drogheria, te li tirano appresso in Germania, costano 2 euro, 3 euro, quindi uno se ne compra tanti, ne apre tanti, ne tiene aperti tanti. Poi siccome sono di cattiva qualità, cioè gli ingredienti sono molto molto lavorati industrialmente, quindi hanno una durata molto lunga nel tempo, hanno uno shelf life molto molto lungo. Shelf life significa la vita sullo scaffale, no? E allora mi durano a volte molto più dei canonici 3 mesi aperti, quindi io ho tanti mascara. Ecco, questo è l'unico mascara che non mi macchi la palpebra, eh? Cioè è notevole questa cosa. Questo è quasi interamente naturale, ha un inci quasi interamente perfetto. Ci sono un paio di ingredienti che potrebbero essere diversi, sono quello che sono e io personalmente li accetto con tutto il mascara, perché questo è un signor mascara, cioè se c'è una cosa che avreste dovuto comprarvi di questa collezione è proprio questo mascara. Per quanto mi riguarda, io oggi non ho badato tanto a mettere il mascara sulle ciglia perché vado un po' di fretta.
però per quanto mi riguarda questo è un mascara che fa delle bellissime ciglia in confronto naturalmente a tutti i mascara interamente, realmente interamente naturali che ci sono in giro e che hanno dei limiti forti. Ho delineato le labbra con Chestnut di MAC come al solito, con un tocco leggerissimo di Chestnut di MAC, perché sapevo di stare per mettere un rossetto comunque molto leggero. La protezione labbra con cui ho fatto la base per le mie labbra è questa, la Cura Naturals, questo balsamo labbra. È portentoso, un balsamo labbra pazzesco, pazzesco. Ho messo sulle labbra, dopo averle delineate con Chestnut, questo Metallic Colors di Alverde. Questo è un rossetto appena uscito. Fa parte del rimpolpamento di prodotti primaverili della Teca, dell'espositore permanente di Alverde. Si chiama numero 41 Sunset Glow. Signori, ve lo dico proprio, vi dico come stanno le cose, come diceva la mia professoressa di inglese. Ragazzi, c'è questo! Ragazzi, c'è questo! Questo rossetto è la soft mocha di Alverde rielaborata sotto forma di rossetto, solo che mentre la soft mocha di Alverde aveva un hue, ossia un'aura che traspariva dal colore della matita, aveva un'aura grigio-azzurrata, questo ha un'aura duochrome che è rosa-verde, cioè sicuramente non riuscirete a vedere le cangianze di questo rossetto, anche perché la luce che illumina in questo momento, la luce diurna che illumina in questo momento questa stanza è molto dull, cioè una luce molto piatta, che poi è la luce che mi piace di più, a dire la verità, a me non piace la luce diretta del sole, non ci vado d'accordo per niente, non mi piace neanche truccarmi quando c'è la luce diretta del sole o quando è una giornata molto soleggiata. Questo è il suo colore, è un marroncino, però vedete che a seconda di come lo oriento tira fuori del rosa e in realtà tira fuori anche del verde. Questo è un colore bellissimo, ce ne sono altri quattro di colori duochrome in questa nuova collezione del verde, e solo che con gli altri quattro non ci vado tanto d'accordo, almeno swatchandoli nelle filiali del DM. Finora ho capito che questo sicuramente era un colore tipico mio, ma altri non lo so, un po' meno. Poi però non mi piaceva il risultato con le labbra sature di questo colore, non mi piaceva come risultato si amalgamava al resto del viso, allora ho tamponato tutto e sopra ci ho messo questo matitone della collezione Green Me, questo è un matitonino perché non è un matitone dei matitoni, ma è un matitonino lucida labbra, nel senso che è uno dei due matitoni, però più magri e meno voluminosi rispetto agli altri matitoni della collezione Green Me, e sono matitoni intesi come lucida labbra. Questi non si vendono con l'appuntamatite incorporato nella confezione, questi si vendono da soli. Ok, come sempre morta la fotocamera a causa surriscaldamento, svenuta, non è morta, e quindi ho dovuto aspettare che rinvenisse. Le ho portato i sali e mentre le passavo i sali sotto il nasino, chissà dov'è il nasino della fotocamera, forse è sotto i buchini per l'audio, chissà. Mi è venuto in mente che mi sono dimenticata di parlarvi di alcune cose. Allora, la prima cosa che mi sono dimenticata è il fatto che ho messo anche la matitina di Benecos, che in questo momento non è qui perché non voleva venire, e che ho sfumato però comunque con questo pennello di Ebelin come al solito. L'altra cosa che mi sono dimenticata è che forse si vede a ridosso del mio brow bone, oggi mi piace dire brow bone, è che c'è la pasta gialla di Sanité, ce n'è proprio poca 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 poca, un puntino piccolissimo. Signore, questa non è ancora, signori, signori e signore, sarà ancora andata male. Io non lo so il perché, là dove tante ragazze mi dicono che a loro è andata male, non capisco, cioè perché a me no, a voi sì. C'è anche da dire che comunque l'Italia è climaticamente e umidosamente diversa dalla Germania, sicuramente, e quindi boh. Però insomma sì, voglio accettare che condizioni climatiche abbiano prolungato la vita di questa pasta gialla di Santé, però comunque lo stesso è un pochino Highlander a questo punto della sua vita. E
E quindi queste erano le due cose che mi ero dimenticata di dire. Torniamo alla matita di Kiko della collezione Green Me. Questa è intesa come lucida labbra. Il suo colore è molto 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 carino, però è molto 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 leggero. È un colore rosato, però allo stesso tempo un colore caldo ed è veramente molto grazioso quando si hanno sulla faccia e sugli occhi trucchi importanti e non si vuole caricare molto la bocca. E, tra l'altro è anche molto carino come blush. Io non lo vedo questo sinceramente come lucida labbra, perché per quanto mi riguarda, per i miei standard di lucidità, questo non è lucido a sufficienza e non è glossy proprio a sufficienza. Proprio la sua consistenza non è lucida labbrosa a sufficienza per essere un lucida labbra. Io questo lo vedo molto come un rossetto sheer, molto sheer. Questo è l'uccellino cucquante che mi ricorda che è un'ora tremenda e io dovrei già essere fuori di qui, dovrei trovarmi per strada, ma sto uscendo a momenti, dai su. E, che altro volevo dire? Volevo dire che questo non è molto stabile sulle labbra, nel senso che con il trascorrere delle ventina di minuti fa la papazza immonda agli angoli della bocca come se foste dei cani rabbiosi. Fa la schiumazza schifosa bianchiccia e questo è brutto naturalmente, ma poi va molto nelle pellicine, nelle screpolature e io oggi ho potuto metterlo sia perché c'era la base, il burro cacao di La Cura sotto che fa uno strato molto molto thick, molto molto spesso, e sia anche perché mi ritrovo le labbra particolarmente scrabbate in questi giorni. La faccia no, ma le labbra sì. E quindi per questo ho azzardato la posa di questo lucida labbra, di questo matitonino di Kiko oggi. Ma altrimenti questo per me è un po' problematico da mettere sulle labbra perché si ficca anche nelle pellicine che uno non ha. E poi comunque ho fissato il tutto e ho reso lucido il tutto con Burt's Bees Spontaneity, che è, per usare un vocabolo che io personalmente detesto con tutto il cuore e con tutte le mie forze, questo è un imprescindibile delle mie giornate, nel senso questo ci deve essere praticamente quasi sempre. Allora, questa era la faccia del giorno, questo era l'outfit of the day, spero che siate rimaste pacate e tranquille senza sviluppare pensieri beceri, soprattutto contro di me, ad ascoltare ciò che avevo da dirvi. Spero che sia tutto chiaro, spero che non ci sia occasione per discussioni surreali e insensate sotto, qui sotto il video fra i commenti. Spero insomma che tutto fili liscio. Vi ricordo e vi prego, io ci terrei che voi non veniste a parlarmi di Germania sotto i video di trucco, perché non mi interessa il tema, non mi interessa l'argomento e quando voi lo fate io poi mi sento costretta a rispondervi, ma in realtà non c'ho tempo, non c'ho voglia, non ho veramente desiderio, non ho neanche niente da dire. E quindi sulla Germania tutto quello che devo dire l'ho già detto, lo sto dicendo da 7 anni, guardatevi i video che ho già fatto e capitevi le cose che del resto in quei video io vi dico molto molto chiaramente, no? Non c'è bisogno di continuare a ritirare fuori i discorsi, cioè io più li sotterro più riescono fuori, veramente vi prego, vi prego. Volevo dire anche che questo matitonino di Kiko con il passare dei minuti, già senza aspettare il passare delle ore, vedete che si setta e viene fuori di più il rosa che è in lui rispetto al marroncino che insieme alla lucidità sembrerebbe avere nei primi minuti dopo l'applicazione. Dopo un po' si setta e diventa in realtà molto simile al rossetto di Alverde, solo più chiaro, più sheer e senza la cangianza rosa green, rosa verde. E quindi mi sa che ho detto tutto, mi sa che me ne posso andare, mi sa che ovviamente pioverà proprio mentre sto per uscire perché sento proprio addosso il tempo che cambia, l'umidità anche che cambia. Qui non siamo in un posto umido, però appunto quando si incomincia a sentire una certa umidità significa che sta per piovere, non significa che è l'atmosfera da rana tipica di certe regioni, magari, che ne so, sul mare. E allora basta, va, vale, smettila, ciao. Ciao. Ciao ciao.
No, aspetta, questo video non è finito. Ti volevo chiedere una cosa, utente. Senti, tu sei mai stata alla scuola Holden a Torino, la scuola di Alessandro Baricco? Hai mai frequentato i corsi della Holden, i college vari della Holden? E soprattutto sei mai stato alla Holden Reborn, perché adesso non è più come era quando è nata una ventina di anni fa. Se hai frequentato qualche corso, se hai trascorso lì un po' di tempo, non è che ti andrebbe di chiacchierare di questa cosa qui sotto fra i commenti. Ecco, di Germania non parliamo, però parliamo della Holden. E che altro volevo dire rispetto riguardo alla Holden? Niente, credo sia tutto. Se avete avuto esperienza per... Ah sì, volevo chiedere se avete avuto esperienza per esempio con i corsi per gli over 30, no? Perché io giustamente sono over 30. Non sto dicendo di avere intenzione di frequentare uno di questi corsi, ma sto dicendo semplicemente, sto facendo dei progetti in testa con analoghe scuole che ci sono in Europa e mi servirebbe l'esperienza delle persone per poter fare un paragone dal momento che io non sono stata mai alla Holden, non pianifico di andarci, però lo stesso mi è utile un paragone con gli standard italiani al momento. Ecco, grazie, questo è tutto, ciao.